Benvenuti da Italian Cakes. In questo video vi mostriamo come realizzare un semplice fiorellino in pasta di zucchero. Abbiamo lavorato una pallina di pasta di zucchero con dell'amido di mais. Quando la pasta assume la giusta consistenza, eliminiamo la pasta in eccesso. Realizziamo una pallina sul palmo della mano e andiamo a dare questa forma leggermente allungata. Utilizziamo lo Star Tool . Incidiamo sulla pasta con lo Star Tool. Lo Star Tool ci permette di dividere la pasta in 5 sezioni di dimensioni identiche. Con una forbicina andiamo a dividere le 5 sezioni che saranno i 5 petali del nostro fiore. Ora con le dita andiamo a lavorare i petali singolarmente. Allunghiamo e appiattiamo la pasta perché si vada formando il petalo. Arrotondiamo un pochino i bordi del petalo. Ora utilizziamo il tool bulbo per definire la parte centrale del fiore che andrà ad ospitare il pistillo. Con il tool venatore andiamo a dare questo effetto al centro di ogni petalo. Ora, quando i petali hanno la dimensione desiderata, andiamo ad inserire un ferretto da fiorista con il pistillo. Utilizziamo del collante alimentare, inseriamo il ferretto e posizioniamo il pistillo. E il nostro fiorellino è pronto. Altri fiori in pasta di gomma e pasta di zucchero li potete trovare nei nostri videocorsi su corsionline.italiancakes.it. Questo tipo di fiorellino molto semplice da realizzare è un complemento molto interessante per quando vogliamo realizzare dei bouquet di fiori come in questo video. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi chiediamo di cliccare sul pulsante mi piace se il video è stato di vostro gradimento e vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale YouTube Italian Cakes. Nuovi video di pasticceria e cake design ogni settimana. Arrivederci.